pomeriggio e dalla serata di oggi abbiamo un arrivo a una nuova perturbazione che si affiancherà anche a un calo delle temperature. Quindi questo è propedeutico a precipitazioni nevose sicuramente al di sopra dei 200 metri in un primo momento e poi con abbassamento dello zero termico fino a quote di pianura. Questo evidentemente non vuol dire che diamo per scontata la neve a Roma, ma in termini probabilistici è un evento che si può verificare. D'altra parte la città di Roma, il comune di Roma ha un'estensione molto, molto grande, quindi non è da escludere che in alcune zone possa anche verificarsi qualche nevicata. Al momento, secondo voi, la neve a Roma è probabile, ma non è ancora certa? Direi che è probabile, ma non è certa, esattamente, ed è direi anche di più, che è più probabile nella notte tra venerdì e sabato, dove si avrà un'ulteriore diminuzione di temperature. Già i primi fiocchi si sono affacciati anche nella nostra capitale, anche se accumuli al suolo ancora non ve ne sono, però diciamo nelle prossime ore le temperature scenderanno ulteriormente e quindi la neve sarà più intensa anche in pianura. A proposito di questo, dottor Mele, perché gli accumuli al suolo sono importanti perché poi sono quelli che determinano i problemi alla circolazione ai cittadini, che cosa c'è da attendersi a Roma nelle prossime ore, nel tardo pomeriggio, nella notte? Cioè la neve attecchirà? Beh, nella notte probabilmente sì, nella notte le temperature scenderanno, anche la temperatura del terreno diminuirà e quindi la neve potrà attecchire al suolo.